ai cittadini della Babele biblica, rischiamo di comprenderci e di essere inabili al dialogo, divenuti vittime di una comunicazione malata, spesso ferita dalla violenza, approssimativa e aggrappata a stereotipi, all'eccesso e alla volgarità e persino alla falsificazione. Abbiamo bisogno perciò di una campagna di ecologia linguistica, ritornando a essere consapevoli, come suggeriva Victor Hugo nelle sue contemplazioni, che la parola è un essere vivente. Un concetto ben noto a quei cultori della parola, che sono i veri poeti, come Emily Dickinson, che affermava: «Una parola è morta quando viene detta, dice qualcuno. Io invece dico che comincia a vivere solo allora». Il comunicare è autentico, come indica la matrice latina, è un mettere a disposizione dell'altro, cum, un munus, cioè un dono, una missione. E quindi una condivisione di valori, di confidenze, di contenuti, di emozioni. Per questo nella classicità l'ars dicendi doveva espletare un triplice compito. Innanzitutto docere, cioè insegnare qualcosa. Poi delectare, affascinando l'interlocutore attraverso la chiarezza, l'incisività, la bellezza del discorso. E infine movere, cioè mobilitare, stimolare, provocare le coscienze. Un programma che è purtroppo spesso deformato e devastato dalla comunicazione attuale e che si deve avere il coraggio di riproporre e ribadire nella sua autenticità.